Buonasera, benvenuti voi coraggiosi che avete sfidato, credo, il panico. No, non avete sfidato niente. Comunque di solito noi abbiamo una folla pazzesca, è un segno che la città ha dei dubbi se non altro. Quindi grazie di essere qua. Voglio ringraziare ancora una volta, come sapete questo è il nostro quarto appuntamento, Roberto Incerti che ha ideato questi frammenti, appunto teatro e museo. Abbiamo scelto questa scenografia per ospitare grandissimi attori e in particolare stasera voglio ringraziare questo grandissimo attore che è Sergio Bini in arte Bustrich, che è... come molti di voi sapranno, no, è no, anche lasciamo no lasciamo acceso sapranno è anche un mago e poi forse è anche un attore cinematografico e poi forse è anche tante altre cose, è Napoleone, così mi hanno detto, e quindi stasera lo vedremo davvero all'opera. Quindi grazie ancora di essere qua e passo la parola a Roberto Incerti. Grazie. Grazie innanzitutto evidentemente di essere qui. Stasera si conclude con un punto interrogativo, però questa rassegna frammenti in cui mi piace ricordare ci sono stati ognuno nel suo campo, nel suo mondo, grandissimi artisti, ci sono stati Sandro Lombardi, Giuliano Scabia, Paolo Endel, Silvia Guidi e stasera abbiamo Bustrich, grande artista, mio compagno di viaggio da purtroppo da 34, 35 anni, 32, per cui insomma sono molto contento di questo finale magico, diciamo così. Allora, Sergio, come tutti sanno, è un mago, è un attore, è un illusionista. Nei suoi spettacoli convivono il grande teatro, nei suoi spettacoli convivono il grande teatro con lo spiazzamento, lo stranamento, la sorpresa che dà appunto la magia. Allora, Sergio è un attore particolare perché lui è un attore totale, perché lui usa il corpo, usa la mimica, usa la parola. Questo gli deriva, immagino, anche dalla formazione, dalle frequentazioni che lui ha avuto. Lui è stato a Parigi alla scuola di Jean de Cru, è stato poi a Pontedera negli anni in cui di Eugenio Barba, di Grotowski. Basta pensare a un attore come l'attore santo di Grotowski, Cislak, il suo corpo sembrava, no, in qualche modo una crocifissione durante gli spettacoli. E lui appunto è un attore appunto che ha iniziato in maniera anche molto poetica, perché lui viaggiava su un furgone con una valigia, con un cappello dentro, con una giacchettina che non era proprio di colore unito, no? E come facevano gli attori girovaghi di una volta. Io ricordo un aneddoto personale, 30-32 anni fa, non mi ricordo, uno dei primi articoli per Repubblica. Andai a intervistare Sergio a casa sua a Pozzolatico e la cosa carina è che lui in camera da letto, a posto dell'armadio che abbiamo tutti noi, aveva, non lo so, un palcoscenico dove lui provava i suoi spettacoli. Oltre evidentemente agli spettacoli teatrali, come diceva Patrizia, Sergio è un attore di cinema, basta ricordare per tutti, perché è stato uno dei protagonisti della Vita è Bella, film Oscar di Roberto Benigni. Al teatro io l'ho visto per la prima volta, non mi ricordo se era l'81-82, all'Affratellamento, che era un teatro off di Firenze, un teatro importante,
perché ho ospitato Rassini dei Teatri Stabili, ho ospitato artisti come Leo De Berardinis, ho ospitato il primo spettacolo della società San Raffaello Sanzio. Lui, Sergio Wustrich, faceva Si pensi a Shakespeare, che era un po' un manifesto poi di quella che è stata la sua arte, perché c'erano giochi di prestigio e teatro shakespeariano. Poi uno spettacolo suo molto importante è stato Wustrich 5 Stelle, dove c'era, che lui ha portato in giro per tutto il mondo, sicuramente a Parigi, c'era questa porta cerevole dal quale apparivano tutti i ricchi personaggi di questo grande albergo. Quindi, oltre qui alla magia, al teatro, c'era anche un po' il trasformismo, sembrava un po' di vedere uno spettacolo di Fregoli. Poi appunto Napoleone, dove lui era i primi anni 90, dove lui appunto con effetti da teatro povero, qui si ritorna all'esperienza di Grotowski, di Eugenio Barba, faceva vedere, per dire, la battaglia di Waterloo. In più lui, voglio ricordare una serata particolare, una serata unica, secondo me importante. Era l'86, Firenze capitale europea della cultura, e capitò una di quelle avvenimenti teatrali che ora sarebbe impossibile non solo vedere, ma anche pensare. Il giardino dell'orticoltura fu trasformato in una sorta di paese della meraviglia, di paese dei balocchi, dove c'erano insieme in una serata incredibile la compagnia catalana Comedians, che facevano l'inferno e facevano esplodere i fuochi d'artificio dentro la serra. C'era questa compagnia di marionettisti per alta, straordinaria, e c'era Wustrich che aveva una platea di 1000 spettatori, e lui, oltre a tutte le qualità che ho detto prima, ha un dono, che è un personaggio poetico, cioè lui riesce tuttora ad affascinare un pubblico che va da quello dei bambini agli adulti. E lui, mi ricordo, in questa serata, in cui fra l'altro c'era presente anche alla scena finale Ugo Tognazzi, che rimase con questa giacca bianca, che al contrario di quella di Wustrich, che invece era un po' arlecchinesca, ecco. E fu una serata magnifica che ha avuto il privilegio, la fortuna di viverla, e lui in fondo usciva, salutava tutti i suoi spettatori. In che maniera? Se lo spettacolo vi è piaciuto, vi invito a fare una buona pubblicità e a raccontarlo, la prossima volta a portare i vostri amici. Se non vi è piaciuto, fate lo stesso con la pubblicità, ma portate i vostri nemici. Poi da allora lui ha continuato a fare spettacoli in tutti i posti del mondo, c'è in Europa, in Africa, addirittura in Sud America. Per cui, e lui poi negli ultimi anni si è specializzato in spettacoli meravigliosi con le orchestre, che ultimamente a Milano hai fatto, mi raccontavi, no? Questa quadri di un'esposizione, ieri l'altro. Quadri di un'esposizione con 1000 spettatori, ha fatto delle cose bellissime con l'orchestra. E 60 musicisti. Capito? Con l'orchestra decennale toscana, ha fatto un Pierino e il Lupo bellissimo. Per cui, e poi Wustrich da 5 anni mi pare, dirige allo Spazio Alfieri, dove c'è anche il Cinema Alfieri, a Firenze, questa rassegna Magico Teatro, dove lui ha ospitato artisti straordinari. Si va, ne dico due soli, al di là degli spettacoli di Wustrich, evidentemente, da un maestro irriverente, spiazzante, che è Leo Bassi, che è stato appunto lì all'Alfieri, a altri, per esempio voglio rammentare una presenza che magari non era una figura di primo piano, però era un artista della vita, il mago Bakù, fiorentino, che in qualche modo era un artista della vita, e lì mago Bakù gli fece un bellissimo spettacolo, mi ricordo che intervistai il mago Bakù, credo che avrebbe dato una grande gioia, degli articoli a tutti, e per cui insomma uno spazio molto bello.
Prima di finire voglio raccontare un altro aneddoto, erano tempi migliori. Mi ricordo che l'intervista per Napoleone, io e Sergio, la facemmo in una trattoria che ora non c'è più, c'è ma un'altra cosa, che si chiamava la Vienna Rose, in piazza dei Ciompi, mangiando un meraviglioso patè. Ecco, come ultima notizia vi dico, potete vedere uno spettacolo di Bustrich l'8 marzo proprio allo Spazio Alfieri, insieme al pianista, al musicista Leonardo Brizzi. Vi lascio all'arte di Bustrich. Possiamo andare. Beh, fantastico, grazie Roberto. Effettivamente si messe in fila delle cose sembrano tante. Il fatto è che quando si fanno le cose uno non ci pensa, cioè pensa sempre alla cosa che farà, quello che farà domani, cioè devo trovare un'idea. L'idea della sorpresa è la prima idea che io avevo nel mio spettacolo. Anzi, ancora prima della sorpresa, io ero amante della pantomima. La pantomima è una cosa che mi piaceva tanto. Da bambino, a 11 anni, vidi le Enfants du Paradis alla televisione. Io avevo una famiglia numerosa, però stranamente in quell'occasione ero da solo a vedere la televisione. Non so dove erano andati i miei fratelli. E vidi le Enfants du Paradis. E vidi Jean-Louis Barrault che faceva la parte di De Bureau, il mimo, quella sapete, la scena di quello che ruba l'orologio, una pantomima bellissima. Da allora io da solo mi sono rimesso a ricostruire quella pantomima. La pantomima mi è sempre sembrata un'arte che mi piaceva fare, imparare ad imitare, cioè raccontare senza le parole. Quando ho cominciato a lavorare sono stato senza parlare per molto tempo. All'inizio facevo semplicemente dei fonemi, canterellavo, sembrava un po' Topo Gigio. E poi dopo un po', dopo ho parlato, adesso parlo sempre. Ma la pantomima, che cos'è la pantomima? Io poi sono stato a scuola da De Croo, perché De Croo, devo dire, è un grande maestro, che poi è stato anche il maestro di Jean-Louis Barrault, che lavorava, si trovano dei video in internet, si vede il suo lavoro rigorosissimo sulla respirazione, sullo spostamento, sulle cose, mai una cosa, non è mai una cosa descrittiva, è sempre una cosa proprio di conoscenza del proprio corpo, della postura, cioè imparare a stare nello spazio, no? A muoversi in maniera che... Naturalmente la pantomima poi se diventa descrittiva è un po' più facile e c'è un gioco di pantomima molto semplice che poi di fatto ho fatto la pantomima ma anche sono andato poi anche a fare una scuola di circo perché avevo capito che però questa cosa è di pantomima, vedete? E questa è stata una delle prime cose che ho fatto. Di pantomima è legata ad un oggetto. Se ti metti in questa posizione, allora se fosse una sciarpa forse si sentirebbe meglio, ma se ti metti in questa posizione si ha il dubbio che questa corda, che questa giacca sia rigida, cioè è quasi un gioco di prestigio che diventa pantomima. È quasi una pantomima che diventa, cioè la magia, il gioco di prestigio insieme, abbiamo un movimento di gente che arriva. Buonasera signore, ben arrivati. Sì, lo conosco. Ero preoccupato che tu non venissi. Datti una sedia, Paolo. Sì. Ah, ok. E quindi la pantomima era proprio una cosa da cui nasce il mio lavoro. E unire la pantomima al gioco di magia è molto interessante. Perché la pantomima descrive una cosa che non c'è e il gioco di magia la fa apparire la cosa. So, per esempio, se faccio questo, cioè...
No. Dai! Una pallina e un incredibile equilibrio. Questa cosa di parlare col pubblico, di fare partecipare il pubblico, era una natura, una cosa tipica del mio modo di fare spettacolo fin dall'inizio. Cioè, non ho mai voluto pensare che il pubblico non ci fosse. La presenza del pubblico nel bene e nel male condiziona il mio lavoro. Io lo sento, lui sente me, se arriva una persona io non posso farmi distrarre, quindi allora io lo metto nel gioco, non posso fare finta che non ci sia. Dice, no, ci sono attori, per esempio, cantanti lirici. Una volta io ero a Tunisi a lavorare, andai a vedere per caso l'opera lirica diretta da una bellissima opera lirica, mi viene in mente di Michele Terigeva, l'attrice Franca Valeri, che era amante dell'opera lirica, lei era una compagnia di teatro lirico, e tutti gli attori entravano in scena, e come entravano in scena i cantanti, entravano in scena così e poi cominciavano a cantare. E alla fine domandai, ma perché signora tutti i cantanti entravano in scena così e poi cominciavano a cantare? E lei mi rispose, beh, perché sono così. Loro, noi normalmente quest'opera la facciamo con una cosa di verso tipo edera, che una specie di pergolato, no? Che entrano. E quindi quando la facciamo col pergolato, loro entrano, non si sa che c'è il pergolato. Ora qui il pergolato noi non l'abbiamo portato, ma loro entrano come se ci fosse il pergolato. Tante volte, no? Succede un incidente, una cosa, e cade una cosa, e l'attore magari resta tutto il tempo a girare intorno all'oggetto che è caduto per terra e nessuno ha il coraggio di raccattarlo, perché rimane lì e allora tutti passano. E questa cosa, cioè, io credo che la vita, il teatro, sono la stessa cosa. Nel teatro c'è vita. E se succede un incidente si raccoglie l'oggetto, se perde una persona, si vuole, certo in un momento drammatico è difficile rompere la tensione, attenzione, un equilibrio incredibile, una piccola pallina. Questo gioco me lo insegnò un clown, un vecchio clown in Spagna, e mi disse, guarda, ti insegno un bel gioco. Effettivamente questo per me è un bellissimo gioco, perché che ci questione della pallina rossa, la pallina del clown che rimane attaccato, il piccolo scherzo che accade. E poi dicevamo la pantomima. La pantomima Roberto, mi tieni questo filino, cazzo. Senza muoverti, te ne rimani pure nascosto, non c'è problema. Facciamo tenere questo disegno. Ecco. Roberto, un po' più a sinistra. No, un po' più a destra. No, un pochino più alto, poco. Vai, poco più basso. Perfetto. Signore e signori, ladies and gentlemen, andrò a camminare sopra il filo. Oh. Andrò a camminare sopra il filo. Oh. Andrò a camminare sopra il filo. Oh. Lo hai rirò, 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 lo hai rirò, 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 guardala, guardala. Grazie. Lo hai, 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 lo hai. Mm-hmm.
Signore e signori, una corda lunghissima e, appunto, dicevamo, resistentissima. Ma eccezionalmente per voi, eccezionalmente per voi, eccezionalmente per voi, due corde. Due corde, zaghide. Due corde meno un pezzettino. Un altro pezzettino. Si prende la prima e la seconda. No, aspetta. Se si capisce, sarebbe un gioco. Signore e signori, due corde. Zaghete. La prima corda. La seconda. Due corde. Zaghete. Andrò adesso a tagliare la corda non in un punto. Andrò a tagliare la corda non in due corde. No. Non tutto bene, signore? Non un problema di posto. Non so, capisco. No, non importa. Andrò a tagliare la corda in due corde. Non due corde, no. In quattro corde, no. In cinque, no. Neppure in sei, neppure in sette, neppure in undici. Taglierò la corda in tre parti. Tre corde della stessa lunghezza. E sia così una, due e tre corde della stessa lunghezza. E si prende la prima, la seconda e la terza. Corde della stessa lunghezza, prima, seconda, terza, si mette là, perché si mette là, qua, qualcosa che fece già 2000 anni fa un mio antenato, collega e collaboratore. Non lo feci con un pezzo di pane ed un pesce. Con una corda. Dovreste per favore tutti assieme fare la musica. Signore e signori, dopo questo controllo incredibile, mettiamo la corda qua. Vedete, cominciava il gioco con una pantomima, con la pantomima del filo di camminare. E anche questa è una cosa facile. L'unica cosa importante in questo gioco è tenere il dito fermo nel momento quando si fa così, perché se faccio così non funziona, no? Deve essere così, no? Se non lo fa bene, si chiamano punti fissi, no? Questi. Si fa così, poi. E con la pantomima si possono raccontare storie. Io una cosa, lui diceva il gioco dei bambini. I bambini per me sono importanti. Io ho sempre pensato, per esempio,
La cosa di Shakespeare che accennava prima Roberto, io mi ricordo c'era un pezzetto che faceva così, cioè, essere o non essere, essere non essere, essere o non essere, ma essere o non essere, essere dove, essere cosa, cioè abbinato a un gioco, abbinato ad una cosa, ecco che il racconto diventa visivo. E se il racconto diventa visivo, non è più un monologo, ma diventa, secondo me, diventa teatro. Cioè, gli oggetti che io uso diventano i miei compagni di lavoro. E la magia mi serve a creare la sorpresa. I bambini seguono molto bene questa cosa qui. Io ho fatto adesso quadri di un'esposizione, che è questa musica bellissima di Mussoschi, con un'orchestra di 60 persone, adesso a Milano proprio. E il teatro era pieno, era bellissimo, un auditorio verde di Milano, quello che c'è in Piazza Mare, e ho fatto una lunga pantomima, che c'era tanti bambini, perché viene considerato, diciamo, lo facciamo alle 5 del pomeriggio, c'era metà pubblico di adulti e metà di bambini, ma erano tutti fulminati da questa cosa, perché entrano nella pantomima, una pantomima dove accadono cose. Non so, io mi uccido, a un certo punto io mi uccido, mi appoggio ad una nuvola diventa abito, io divento angelo, mi giro e poi trovo le idee, come per esempio c'era il costume di dietro dell'angelo, che era tutto vestito dell'angelo di dietro, però c'era il culo fuori. Non era il mio culo, perché però rappresentava il culo, e il culo è sempre una cosa che funziona. I bambini quando faccio il piccolo, quando racconto Pierino il lupo, dico arrivò l'anatra che ondeggiava il grosso culo, i bambini proprio muoiono da ridere. Questa cosa mi fa bene, mi fa piacere, non so, è liberatoria. A me piace lavorare con i bambini perché credo che i bambini hanno una capacità di immaginare le cose, di vedere che ci nutre a noi. Che una volta un bambino mi chiese, ma come si fanno le magie? E lui disse che ci voleva la polvere magica. E lui mi rispose, ci rimase male. Cioè, gli disse la polvere magica, lui rimase all'esercito. E si vedeva che gli frullava qualcosa. Che cosa vuol dire la polvere magica? Allora, pensava... poi improvvisamente si è illuminato in faccia e mi ha fatto, ma va bene anche la polvere di casa mia. Il bambino ha questa visione della questa... C'era una cosa che diceva Antonino Artaud, che mi sembra bellissima, che diceva, l'uomo inventò la ruota molti anni dopo che già suo figlio ci giocava. Ed è vero che... E allora io penso che quando fai una cosa per i bambini e che i bambini la seguono, i bambini si divertono, funziona anche per gli adulti. E viceversa non è detto che viceversa le cose siano... non funzionano così, alla stessa maniera. E a volte gli adulti... il problema degli adulti è che, per esempio, è difficile... Oggi ci sono tanti attori che recitano, no? Sembra la verità che più va, anche perché essendo diventati tutti molto poveri, tutti pensano di diventare ricchi facendo l'attore. Insomma, non è che è sempre così. però c'è il problema che il pubblico non si rende conto, nemmeno il pubblico, di quando uno è bravo, di quando uno non è bravo. Perché ci si abitua al brutto. Dopo un po' ci si abitua a quella cosa che non è... si perde il gusto, un po' come, non so, un po' come per il cibo, no? Chi non ha gustato l'olio nuovo, come fa a pensare che cos'è la bruschetta? Cioè, se non c'è l'olio nuovo, quando è nuovo, cioè... Tra l'altro, se lo congelate a ottobre e lo scongelate ad agosto vi fate una bruschetta come se fosse ottobre. Mantiene tutto il gusto, mantiene tutto... Cioè, bisogna è importante... Non dico lottare, no, perché tanto il mondo va avanti e si trasforma e tutti vengono così mescolati, dimenticati. Io, per esempio, ero molto amico di Paolo Poli, infatti era una persona deliziosa, divertente. Una volta Paolo Poli mi disse, lo incontrai per strada, ero amico anche della moglie del suo fratello, anche del suo fratello, perché abbiamo fatto una cosa insieme col fratello, che era un grande fisico.
professore di fisica, molto importante, però è un problema con la moglie l'amante, insomma la moglie gli portò via tutto praticamente. Paolo Goli mi disse, mio fratello, un cretino, nella vita ha capito solo la fisica, che a me mi sembrava bellissimo. Comunque Paolo era bello, una bella persona. No, no, cito Paolo Goli non tanto per ricordare un amico a cui tutti abbiamo voluto bene, tutti abbiamo stimato, insomma è stato importante per tutti noi. Ma per me lo è stato in particolare, perché io quando ero bambino ebbi la fortuna di essere amico del proprietario di un cinema varietà, il cinema Goldoni, che sta in via De Sepagna. Il cinema Goldoni faceva il cinema varietà. E lui mi faceva entrare di nascosto, io avevo 11 anni, 10 anni, 12 anni, e lui mi faceva entrare di nascosto, andavo in galleria e vedevo il varietà. Non l'avrei visto il varietà, perché comunque, benché non sia adesso un ragazzino, all'epoca non era vietato minore di 16, 18 anni, non mi ricordo, non l'avrei potuto vedere. Invece il mio teatro è pieno di quel mondo lì del varietà, che per me era un mondo colorato, che mi piaceva tanto. E poi... E poi mi ricordo andavo e ebbi la fortuna di andare a vedere Paolo Goli a Rondò di Bacco, che faceva la nemica, mi ricordo che ci dava con la piuma, era fantastico. E vidi anche Millì, ricordo sempre a Rondò di Bacco. Cioè quel tipo ci si ricollega all'olio, no? Ai gusti, ai sapori, a quei gusti, a quei sapori, a quel tipo di teatro, un teatro dove l'attore ha la botta risposta col pubblico, dove è un teatro popolare, ma un teatro ricco, un teatro colorato, un teatro... E questo teatro mi piace, un teatro di sorpresa, per questo la magia è sempre stato un elemento importante, che poi è entrata nella mia vita per caso, perché io ho fatto la scuola di circo, avevo fatto la scuola di De Cru, poi contemporaneamente sono andato alla scuola di circo, poi dopo ho lasciato De Cru, sono andato a quella di circo, poi nella scuola di circo c'era un prestigiatore e io avevo capacità di apprendimento rapido, nel senso imparavo velocemente con le mani, ero dotato, insomma, ci sono delle cose. Una cosa che ho imparato nella vita è che per fare bene le cose bisogna fare le cose che ti vengono bene. È inutile fare quello che ti viene male, sei un coglione. Cioè, io mi accorgo se faccio bene una cosa se mi dà piacere farla, se non mi dà piacere farla vuol dire che non va bene ancora una volta, cioè, non c'è ragione di soffrire per questo. Io ho seguito il terzo teatro, ero amico più del gruppo di Grotowski che quello di Eugenio Barba, di cui certo alcuni attori sono stati grandi attori, mi sono piaciuti anche tanto, però Grotowski aveva questi attori Shislak, ma io sono stato allievo per esempio di un altro attore che proprio mi faceva lavorare sulla voce e che ancora adesso capisco quello che lui mi diceva allora, perché non si capisce subito tutto. A volte, mi ricordo, lui ci faceva lavorare sulla voce, il risonatore ci faceva, si metteva lì, si diceva il concetto era comunque quello di farsi attraversare dalla voce, di lasciare che la voce passasse dentro di noi e che noi si diventasse un mezzo per far passare la voce che ti esce. E così come il gioco, come la pantomima è ancora prima che la descrizione di un muro, di un filo, di un appoggio, di un tirare, certo è divertente, no? Le cose che uno fa, dice, smettila, ora qui non c'è nemmeno un angolo decente, però capito? Si può creare delle presenze che la gente mi sono agile. La gente, il pubblico ci sta, è venuto, cioè ha voglia di giocare con te, non è tuo nemico. E quindi è appunto un gioco, no? Un gioco molto serio, perché poi è fatto di regole precise,
cioè, per fare questo bisogna saperlo fare, non è che si può fare se non si sa fare, perché uno lo studia e impara. E quindi tutte le cose vengono mescolate e un po' alla volta. Ecco, noi abbiamo avuto, secondo me, una fortuna, anche forse una disgrazia, perché forse... Però quando uno dice, che cosa sei? Sei un attore, sei un mimo, sei un mago? Ma se uno mi dice mago mi fa un po' arrabbiare, io non vorrei essere preso per un mago, perché ho sempre pensato alla magia come un elemento per creare la sorpresa, ma non come il fine. Il mio fine non è fare il gioco di magia, non faccio mai un gioco. Poi della magia mi piace la manipolazione. La manipolazione è quella cosa che uno fa con le mani, appunto, e però qualsiasi cosa... Avevo le sigarette. Voglio fare vedere le cose di Parlate pure tra di voi, eh? Per farvi vedere un'idea, per farvi capire come allora, la magia, la manipolazione, è la cosa. Io non fumo più ormai, senza un pezzo, quindi non li accendo perché non si potrebbe, quindi va bene. Però vedete, queste sono le sigarette, una volta le sigarette. Mi ricordo una volta era a casa del sindaco di Siracusa, no? Preso una sigaretta e l'accesi, ma c'era un bellissimo tappeto. Quando si è acceso, così. Qual è il bello di questo gioco? Il bello di questo gioco è che io faccio questo movimento, spengo la sigaretta, pensatelo che è preciso, ci vuole un tempo preciso, eccetera. Poi vabbè, la sigaretta tu la impalmi, si chiama, è un modo per farla sparire, la metti. Però è bello perché è naturale questo movimento. Allora, la magia quando accade in un modo naturale è più bello. Perché poi il mago cosa fa? Prende le sigarette, comincia a fare così. Sì, certo, la fa sparire, riapparire, ma... Però non c'è tanta ragione in questa cosa, no? Poi certo sono le cose magari un po' più pulite, ma che servono a creare. Però per esempio io con le sigarette avevo inventato questa cosa qui, che ora fate conto che siano accese, se fossero accese sarebbe solamente la preparazione, non so, sarebbe un po' diversa, così. Comunque, l'idea era questa, io facevo così. Nervoso, e facevi l'apparizione di tante. Però già il fatto di aver messo quel piccolo nervoso creava una drammaturgia nel gioco. Il gioco diventa, ti racconta di una persona che aspetta, di una persona che e quindi è questo, era sempre un modo, e per questo io non penso di essere un prestigiatore, ma penso di essere un uomo che fa spettacolo, che fa teatro, usando i mezzi che ha, che sono questi, che possono essere questo, il balletto, cantare qualche volta, dire una scemenza, difficilmente dico barzellette, non mi piacciono. Le battute che mi vengono sono sempre battute che non hanno proprio della barzelletta, non so, una volta ho visto la Madonna. I miracoli non esistono, perché una volta ho visto la Madonna, le ho chiesto due grazie e lei mi ha risposto prego, prego. Quindi il gioco... Il gioco, mi piace quando il gioco diventa astratto, quando non c'è proprio una il problema è che il pubblico deve seguire un filo
e il filo lo segue. Però questo è sempre stato così, cioè anche nella pantomima, anche nel giocoliere, per esempio. Il giocoliere col cappello, fa il giocoliere, dice, vabbè. Giocoliere. Questo è facile, ho fatto tutti. Sì. Tanto che non faccio giù con era la stessa regola della pantomima di prima, però il problema è come ne esci da qui, no? Non può continuare così un quarto d'ora, no? Se la gente non ha pagato nulla, allora uno deve trovare un'idea per andare avanti, cioè, allora... spostare l'attenzione e andare su un altro argomento e poi dice no, che cosa fai, finisce, cioè poi chiaro non è, non stiamo parlando, cioè non è che si uccide Riccardo III e quindi così la magia ha comunque delle regole simili alla pantomima. Ad esempio la pantomima, almeno nella pantomima descrittiva, per dare l'idea che io spingo di là, quindi che qui ci sia qualcosa che non so che posso descrivere con le mani oppure no, ma che faccio forza nel senso contrario, no? Anche nella magia c'è questa regola principale, che è proprio questa di andare nel senso contrario, no? Per esempio, cosa fa? La prima cosa che si impara nella manipolazione è questa. A parte farlo bene, io prendo una pallina, la metto nella mia mano così, e la pallina sparisce. Ma in realtà la pallina sparisce perché io ho fatto questo, che serve ad abituare i vostri occhi all'idea che metto la pallina qui, poi la terza volta non la metto lì, la tengo nell'altra mano in palmo, faccio così per convincervi che è proprio lì, guarda, è proprio lì. Cioè, non sono casuali questi giochi, questi gesti, no? Dice, guarda, io prendo la pallina, la metto qui, guarda, la metto proprio qui, eh. Poi, guarda, sta proprio lì, guarda. Ora, voi tutti giurereste che la pallina è lì, ma lì io adesso la faccio sparire perché di fatto lì io non ce l'ho messa. Perché se io veramente mettessi la pallina lì, poi voglio rifare, voglio dire, lì ci rimane. E questo è proprio fa il contrario di quello che dice. Un esempio è proprio quello delle, cioè è l'idea, cioè praticamente il prestigiatore lavora nei momenti, nell'abitudine che la gente ha a guardare, no? Tu hai l'abitudine di vedere e io gioco nel momento in cui tu quell'abitudine tu non vedi, noi non vediamo tutto ovviamente, no? Se no diventeremo pazzi, saremo dei cervelloni, invece dobbiamo fare la sintesi di quello che vediamo e soprattutto siamo abituati a vedere in una certa maniera, quindi più passa il tempo e più vediamo sempre le stesse cose, non ci accorgiamo nemmeno di ciò che accade, per questo i bambini spesso sono più attenti, più sorprendenti, perché vedono gli adulti, ma anche, adesso, anche nelle conversazioni, se voi vedete due che parlano, uno parla di una cosa o un'altra, alla fine sono tutti due d'accordo, non hanno capito nulla di che si sono detti, perché naturalmente ognuno parla di per sé e quindi anche non gli importa, anche non è che nemmeno gli importi tanto, ma per esempio, quindi questo è un principio fondamentale, un altro principio fondamentale, sempre lo faccio con una corda, che viene bene con la corda, è l'effetto ottico, no?
Io prendo una corda, io potevo anche non prendere una corda, ma siccome c'ho la corda, prendo la corda e faccio, faccio un nodino così, poi mostro bene il nodino, ancora una volta, questo gesto è importante, mostrare il nodino, poi faccio così, e il nodino è sparito. Si vede molto il nodino, domando retoricamente. Effettivamente si vede perché c'è cosa ho fatto. Prima ho fatto questo movimento, che è apparentemente casuale. In realtà questo movimento serve ad abituare i vostri occhi all'idea della rotazione. Io potevo anche fare così. Poiché il nodino non è i miei occhi che faccio sparire, ho fatto rotare il nodino. Poi invece il nodino ce l'ha veramente nella mia mano sinistra. Ho mostrato vuota la destra e a questo punto io ho semplicemente finto di ruotare. E io non ruoto. E dico, io non ruoto, ma tu hai la sensazione che io ruoti? Perché se io davvero ruotassi la corda, se io davvero la ruotassi, tu vedresti il nodino. Lasciatemi recuperare un po' di meraviglia alla fine, no? Se no diventa... Quindi questi sono gli elementi, cioè un altro elemento anche importante, questo possiamo dire, per esempio questo gioco l'ha inventato Slidini è stato un grandissimo prestigiatore, il primo che ha fatto proprio tutto un lavoro sulla psicologia del gioco di prestigio, e lo faceva, e questo lo faceva per esempio un salvettino di carta, c'è cioè una persona che magari che non lo conosce, tu sei tu? No. Grazie. Se ti vuoi sedere qui. Scusate, troppo messi che sporcano. Se no, un fazzolettino di carta. Come ti chiami? Simone. Ciao, Simone. No, un fazzolettino di carta lo si divide in quattro, così. Uno, due, tre e quattro. Il tre e quattro. Simone, tieni questo e faccio tutto da solo, lo faccio io. Io faccio questo che è il termine tecnico, si chiama pallottolina, prendo la pallottolina, la metto nella mano così, dov'è la pallottolina? Di qua. No, dov'è la pallottolina? No, devi restare. Non ti confondere, sì, aspetta. Si prende la pallottolina, si fa così, si prende la pallottolina, si mette qua, dov'è la pallottolina? Di qua. Esatto, devi dire quello che vedi, va bene? Non quello che pensi, d'accordo? Perfetto. Tu dici se no quello che pensi. Si prende la pallottolina, si prende la lettera, la pallottolina metto qua. Dove è la pallottolina? Qua. Dove sarà? Qua. Te lo faccio vedere. Tu non vedi la pallottolina sparire perché non guardi. È inutile che tu vedi se non guardi, tra l'altro è inutile che tu guardi se non vedi. Si prende la pallottolina, te lo faccio lentamente. Si prende la pallottolina, si mette la pallottolina nella mano così. Dove è la pallottolina? Chiuno. Pallottolina. Vediamo se ce la facciamo. Pallottolina, ma si mette la pallottolina alla mano. No, è una bella. Io mi ricordo quando ero a scuola, facevo il liceo. Un modo per copiare il compito che avevo inventato era quello di farmi attaccare il compito da copiare sotto la cattedra della professoressa. Più vicino tu vai alla professoressa, meno lei vede. C'era il mio amico che andava dal fatto, domandava una cosa, appiccicava con lo scotch doppio il compito sotto la cattedra, poi andavo io e dicevo, professoressa, mi scusi. Grazie, professoressa, mi tornava a posto e c'era il compito che potevo copiare, però sbagliavo anche nel copiare, era un disastro. No?
Se qualcuno vuole fare delle domande le può fare, eh. Io vado un po' random, non so che ore sono, non so cosa si fa. Sono più o meno le 7. Ma no, volevo dire una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, che ultimamente ultimamente Sergio ha anche disegnato un Pinocchio, giusto? Sì, ho fatto un libro su Pinocchio. Per cui sono diventato un abbiamo questa attività di... Beh, io ho fatto l'istituto d'arte, quindi... io mi diverto a fare le scenografie degli spettacoli, i costumi, i disegni, me li faccio, perché penso che costruire una cosa è anche impararla, comprenderla, e costruendola io la imparo e quindi fa parte dell'allenamento. Cioè poi ognuno è fatto il modo suo, cioè effettivamente ci sono tante cose che... Per esempio, quadri di un'esposizione che ho appena fatto, essendo quadri di un'esposizione, alla fine io ho costruito in scena 3 quadri diversi, ma usando la magia. Uno, ho fatto un quadro che era una specie di scultura, un po' alla Legge, se volete, un po'. Però facevo apparire delle bacchette magiche grandi, colorate, e le mettevo in equilibrio intorno agli agire, ed è venuta la struttura. Poi c'era un gioco con una piuma, e alla fine ho messo la piuma in mezzo a un grande quadro, molto grande, sospesa nel vuoto in mezzo. Per cui la piuma diventava l'elemento del quadro, ma era sospesa nel vuoto, per cui, perché comunque il pubblico, se le luci sono fatte bene, se c'è non vede il filo che teneva la piuma, evidentemente c'era un filo, però... E mi piacciono le cose che sono... che nascono anche un po' così, casualmente, che sono... Thank you.